partiamo dalle buone notizie, le reti derivanti. Sì, insomma, un dossier complicatissimo che partiva da un divieto assoluto della commissione precedente su cui abbiamo battagliato tutti insieme. Adesso, consapevoli diciamo della complessità del dossier, la commissione ritirerà questa pratica e verranno definite insieme alle misure tecniche complessive delle norme, soprattutto per evitare quello che è l'uso illegale delle reti derivanti, perché se se ne fa un uso sostenibile il problema non esiste. Sui tonni invece lei ha detto è stata fatta un'ingiustizia. Sì, il sistema di distribuzione delle quote, soprattutto il sistema di distribuzione delle nuove quote, di quelle che quest'anno sono state aggiunte, perché il tonno, diciamo, dopo questa politica di salvaguardia sta migliorando il suo stato di salute. Sì, le trovo ingiuste perché sono state ridistribuite sempre agli stessi 12 armatori e questo per i pescatori artigiani è veramente dannoso. In più anche quelle che sono le quote accessorie, per esempio in Liguria, non arriveranno mai perché vengono esaurite in pochissimi giorni da altri pescatori che vanno a pesca in altre regioni. Quindi bisognerebbe cercare un meccanismo un po' più equo e soprattutto di aiutare chi magari pesca accidentalmente un tonno, di evitare quelle che sono sanzioni veramente poi ingiuste rispetto a un sistema che privilegia solo pochi. Con i nuovi fondi comunitari possiamo provare ad avvicinare di più i giovani alla pesca? Questo è l'obiettivo. Secondo me ci vuole la capacità di programmare in un'ottica di futuro, quindi formazione anche quindi delle giovani generazioni che sono sicuramente vocate anche all'innovazione, agli strumenti, alle imbarcazioni più moderne. E sì, dobbiamo avvicinare i giovani e dobbiamo aiutare quelli che sono le nostre eccellenze. Noi in Liguria abbiamo eccellenze nella pesca. Ieri ho visitato la mietilicoltura Spezia, ma ci sono eccellenze qui, abbiamo prodotti meravigliosi, qua si mangia un pesce buono, un pesce genuino di cui conosciamo esattamente la filiera, monitoriamo la qualità del nostro mare, quindi diciamo su questo dobbiamo puntare per il nostro futuro.